Ciao. E benvenuti a questo nuovo video del canale. Ciao da Luke Moonlight e dalla Dorothy. Nel video di oggi, in collaborazione con 10HP, vi presento un corso di off-road per Maxi Enduro strutturato su vari livelli e vari gradi di personalizzazione. Quello di oggi è un primo livello e accompagneremo Fabio e Paolo, entrambi con il GS, a mettere per la prima volta le ruote in fuoristrada per imparare a sfruttare in sicurezza e con divertimento i propri mezzi. E tra l'altro scopriranno che tutto ciò che imparano oggi sarà utilissimo anche su strada asfaltata. L'istruttore sarà Gianluca Saitta Romani con il suo cappone. Istruttore federale e persona di grandissima esperienza motociclistica, vi lascio in descrizione tutti i riferimenti per contattare Gianluca e 10HP, che tra l'altro organizza anche eventi e viaggi in Europa e in Africa, e vi lascio anche un codice sconto a voi riservato per i corsi di off-road del 2020 che trovate appunto in descrizione. Seguitemi in questa giornata. Parte della giornata e dietro Gianluca sta dando le informazioni di base, quindi la posizione in sella, salita, discesa, come si curva, dove si mettono i piedi. Sarà una bellissima giornata. Incontreremo automobili, trattori, animali, serpenti. Serpenti. A proposito di serpenti, apro una parentesi. Se vedete un serpente, cercate di riconoscere la testa. Questo trasferimento, come vedete, stiamo attraversando la campagna intorno a Civitavecchia, posti veramente molto belli e soprattutto molto funzionali allo scopo di oggi, quindi corso di base con Gianluca che stava appunto spiegando come si affrontano le salite e le discese con questi mezzi, che ovviamente essendo mezzi dal peso importante vanno gestiti correttamente nel trasferimento del peso in sella. We'll be right back.
Ed eccoci al parco giochi numero 1. I ragazzi stanno facendo le prove. Vai, vai, andiamo. Sono esercizi fondamentali proprio per acquisire la dimestichezza e come dire, quella confidenza che è necessaria per la guida in fuoristrada. Questa è una zona assolutamente adatta a questa tipologia di percorsi, perché ci sono veramente percorsi per tutti i livelli e per tutte le difficoltà. Quindi, mentre il buon Fabio sta provando questo percorso, stiamo un po' esplorando. Adesso vi faccio vedere anche che sono percorsi anche particolarmente complicati, perché come vedete qui ci sono scalini importanti, quindi si possono veramente trovare percorsi per tutte le tipologie e per tutti i panici. Eccoci qua. Lo scopo di oggi, come vi dicevo, è uno scopo assolutamente didattico, quindi il primo corso off-road per prendere confidenza con le ruote sullo sterrato. Quindi abbiamo due partecipanti al corso di oggi che con Gianluca e Romani stanno appunto imparando le basi per potersi divertire in sicurezza, basi che sono poi fondamentali anche per la guida su strada, perché ovviamente acquisire dimestichezza con lo sterrato ti consente di migliorare l'abilità di guida anche su strada e gestire situazioni che magari possono essere più complicate se non hai questa tipologia di esperienza. Stavamo a chiedere, no? Ma quando hai fatto la salita di derapata qua? La prima. Che hai pensato? Cazzo, nelle due? Ma lì niente, in 20. Ho sbagliato, lo so. Che cazzo devo fare? Noi ci siamo detti, vabbè. Dentro il casco avrà detto, che culo! Sì, cioè, nel senso vai. Come va, va? Anche perché state uno pari, a livello di cadute. Beh, l'aperitivo me lo pagano stasera. Esatto. Voglio dire. Chiaro, no? Però Paolo è stato più spettacolare, diciamo. Il minimo. Sì, la caduta tua. Lui ci mette pure i salatini. Io ci metto i salatini, va. Non so quali sono gli accordi, ma mi sopraggiunto. La giornata di oggi è finita, stiamo tornando a Roma dopo questa giornata di corso intensa, dove spero che i ragazzi abbiano imparato insomma qualcosa che sia utile. Credo che si sono divertiti molto nonostante tutto, e quindi io vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo, se non siete iscritti al mio canale, iscrivervi, attivare la campanellina qui in basso a destra, e quindi alla prossima. Ciao da Youcumulate, ciao.